Buonasera a tutti, benvenuti qui da Io ci sto. Oggi finalmente torna la Musa della Poesia, siamo molto contenti. La Musa della Poesia è la rubrica che ormai da molti anni, anzi addirittura dall'epoca del Covid, con Gloria Avogaduro portiamo avanti in libreria. E ci dà tantissime soddisfazioni, ci ha permesso di incontrare e far incontrare al nostro pubblico tanti poeti e di approfondire la poesia che spesso diciamo un po' negletta nelle presentazioni. Noi oggi abbiamo un ospite veramente, io direi di eccezione, sono molto felice di avere Ketty Martino qui. Devo dire che insomma, il suo libro La quasi simbologia del repertorio del perdurare, che è stata pubblicata da Edizioni Contro Luna, e di questo ringraziamo Gloria Avogaduro, che spero ci possa raggiungere più tardi e alla quale mando veramente un grande saluto. Con noi anche Floriana Coppola, anche lei scrittrice, poeta o poetessa, come preferisce essere chiamata, e quindi siamo proprio nel vivo della poesia. Tutte le persone che vedo qui sicuramente ci conoscono, però vorrei spendere giusto due parole per Io ci sto, che come sapete è una libreria ma anche un'associazione di promozione sociale, perché da alcuni anni noi siamo presenti sul territorio e la nostra resistenza non è soltanto nel promuovere la lettura a tutti i livelli e a tutte le età, per tutte le età, ma è quello di realizzare azioni o comunque di partecipare a progetti che in qualche modo abbiano una ricaduta nel nostro tessuto sociale. Tra questi vi cito quello che forse è più importante in questo momento, che è il doposcuola per i bambini che sono profughi dall'Ucraina. Ormai già sono un po' di anni che noi lo portiamo avanti grazie alle nostre volontarie, e questi bambini che adesso l'italiano lo sanno parlare, però hanno comunque bisogno di essere aiutati nel percorso di inserimento scolastico. Pensate che all'inizio la difficoltà delle nostre volontarie era proprio quella di procedere a un'alfabetizzazione che fosse però parallela all'inserimento scolastico, quindi un lavoro non semplice. Allora, Ketty, che dire di te? Tu sei una psicologa, diciamo sei una filosofa in realtà. Non esageriamo, comunque nessuno di questo diciamo ti hanno condotto a fare, ma sei una scrittrice, hai scritto tanto, hai vinto diciamo dei premi, e questa tua ultima sintesi, Repertorio del Perdurare, mi ha colpito particolarmente perché non è stato semplice leggerla. Io ho letto tanta poesia, ma è una sintesi che racchiude in sé tanta complessità, ma complessità nel senso positivo del termine, perché c'è secondo me tantissima. Innanzitutto già dal titolo emerge una particolarità, perché questo utilizzo di questo verbo perdurare secondo me ha un significato molto molto profondo, che poi magari vorrei che tu ci raccontassi. E seconda cosa, sono tantissime le tematiche che si intrecciano nelle tue poesie. Innanzitutto poi parleremo anche con Floriana della struttura diciamo con cui queste poesie sono articolate all'interno del testo, ci sono delle sezioni particolari, ma diciamo che io poiché vengo anche dal mondo della musica, perché ho studiato musica, io se dovessi paragonare questo libro a una composizione musicale direi che è un tema con variazioni, nel senso che intuisco una struttura portante ma poi una, come dire, una proliferazione del tema originario in tantissimi temi che si intrecciano tra di loro, ma c'è sempre un fondo che si riconosce del tema principale, anche se cambi tonalità, anche se cambi stile, anche se cambi insomma spirito. Quindi, perfetto. E vorrei cominciare subito a leggere una poesia. Ah, una particolarità è che le tue poesie non hanno titolo. Diciamo sono veramente, cominciano così. Non ci prepari con un titolo. Ci coprivano le nuvole e io che ripetevo che novembre è così, invisibile come il languore delle siepi a sera,
come la stella che nel tuo occhio ha un'immonda orbita che non si può spiegare. Che potevo dirti se non che avevo braccia corte e soffi di luna sopra il cuore? Il viso, pallido come farina, era materia nata dalle pagine di un libro, dalle crepe che sanno l'imprecisione della materia. Che potevo dirti se ogni cosa appariva a un tratto giusta, nel suo posto originale, nello spazio, col suo nido fatto terra, e tu, su tutto, ti splendevi, e tu, questo, già lo conoscevi. Grazie di questa lettura emozionante con la voce. E grazie alla libreria per l'ospitalità, veramente un piacere essere qui e a tutti quelli che sono intervenuti questa sera. È un piacere enorme di ritrovarci in poesia. E, per il momento dico questo, tu Cinzia hai dato una lettura molto appropriata e molto profonda al libro. Il libro, sì, poi magari, ecco, non voglio rubare tempo a Floriano, sì, è molto articolato, nel senso che c'ha questo suo nucleo che ruota intorno al verbo che tu hai detto, per durare, e intorno a questo ci sono satelliti, concetti satellitali, e che un po' anche in sostanza la vita e anche l'uomo, quindi quello che lui rappresenta. E quindi è ovvio che c'è questo sguardo in più direzioni che poi riconducono sempre a questo stesso nucleo. E, vabbè, per il momento mi fermo, poi magari dopo aggiungo altro. Passo la parola a Floriano. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Mi fa molto piacere stare qui con Katie Martina. Scusate la mia voce roca perché sono reduce da una brutta influenza, e mi fa molto piacere soprattutto questo abbraccio corale degli amici di Katie, degli appassionati della poesia, perché la poesia è una passione che ti prende. E sia per chi scrive, per chi legge, è qualcosa di molto legato alla sfera dell'interiorità. E proprio sul mondo interiore il libro di Katie è assolutamente generoso, come gli altri due. Io sento che c'è un fil rouge tra il libro, quest'ultimo, Repertorio del perdurare ovunque noi siamo, poi parleremo del titolo, e gli altri due precedenti, e cioè Del distacco e altre impermanenze, il ramo più preciso del tempo, proprio perché c'è un passaggio in fasi verso un viaggio interiore all'interno del profondo dolore, dove il dolore diventa cognizione, capacità di attraversamento e soprattutto capacità di restituzione a chi legge. C'è un tu che viene continuamente percepito, ed era percepito anche nelle due prime sillogi, ma adesso è un tu che ha un'altra, potremmo dire, un'altra temperatura. E questo è molto importante per capire come i nuclei fondanti di questi tre sillogi si spaziano intorno al concetto di tempo in una maniera più filosofica possibile. Se c'è una parola che forse può identificare tutta la produzione di Katie, è questa ricerca filosofica poetica che unisce il suo bisogno di andare oltre la parola e di seguire il suo percorso di individuazione attraverso la poesia nella realtà. È lo stare al mondo e fare mondo attraverso il verso, attraversando il verso, e soprattutto riuscendo a dare a noi una percezione che, come diceva giustamente Cinzia, è molto legata alla musica, perché la poesia di Katie va ascoltata come quando si va a un concerto di parola, e non va per forza compresa fino in fondo, perché la poesia non vuole essere oggetto di un approfondimento speculativo intellettuale, ma deve arrivare anche il nucleo filosofico
diventa un prepensiero, ha la concezione, la forza, la gravità e la leggerezza di ciò che viene prima del pensiero. E qui Vaivanda Marasco ce lo potrebbe dire, che in realtà tutto ciò che riguarda il rito, il rituale intorno alla parola scritta è legato proprio alla capacità di far emergere dall'interno di noi delle parole chiave, delle parole, delle frasi, delle immagini che ti riesce sicuramente a far lievitare nel verso. Quali sono i punti di convergenza tra questa sillogia e quelle precedenti? Prima di tutto questa sensazione profonda di impermanenza. Il tempo non è qualcosa che noi possiamo raccogliere e prendere, mentre noi viviamo ci fugge e fuggendo perdiamo ciò che rappresenta il momento di felicità, di gioia, che diventa già tempo passato. E proprio questa capacità nel terzo libro, questo terzo libro, riesce a fermarsi nei momenti di gioia. E quindi è come se dal momento del dolore riesce a portare invece a noi delle altre luci, luce nell'ombra e ombra nella luce, come dicono gli induisti, come dice il Tao, l'unione degli opposti, no? La capacità di passare da una sponda all'altra. E la poesia è questa, la poesia è meditazione, la poesia di Ketty è una forma di meditazione. E quindi altro nucleo forte dovrebbe essere la sofferenza, ma non è la sofferenza dove c'è la consolazione, il permanere della sofferenza, la sofferenza che è come un territorio asciutto da attraversare, qualcosa che non viene tracciato con atteggiamenti di compiacenza, non è compiacenza, ma è qualcosa che esiste, e lì è l'uomo e la donna che si fa in poesia, che diventa poesia, sa che va attraversato. Altro è l'ineluttabilità, essere ineluttabile, ciò che è ineluttabile, cioè non è possibile in una vita non sapere, non conoscere ciò che poi diventa qualcosa, una ferita che va superata. E quindi diventa la sofferenza, il dolore diventano la misura del mondo, la misura dello stare al mondo, ma in una maniera filosofica, io direi stoica, ricorda molto la poesia di Ketty, la filosofia degli antichi greci, proprio questa postura di non compiacimento. Il lavoro è diviso in tre sezioni e sono tre sezioni che ti portano, ti accompagnano in questo studio proprio del perdurare e dello spazio, perché il titolo, il sottotitolo è Ovunque noi siamo. Qui da una parte c'è il tempo, dall'altra c'è lo spazio. Quindi già nel titolo ci sono due grossi indicatori di lettura. La prima sezione si chiama Soglia. A me appena ho letto Soglia mi è venuta in mente una bellissima poesia di Simone Weil che si chiama Soglia. Ed è una poesia che apre al massaggio trascendentale. Noi siamo sulla soglia quando ci poniamo davanti al mistero della vita, e questa soglia questa sezione creata da Ketty è una stanza metafisica dove si entra in uno spazio di abitazione, un'abitazione che è affettiva e filosofica. In questa abitazione ogni dettaglio viene come uno zoom messo a fuoco e viene restituito al lettore. Voglio un attimo leggere una 21. La mia vita è una casa vuota, disegnata mattone su mattone, su un cortile senza luce, e io cammino sulle acque con il grembo di calcare che resiste. A volte la pioggia mi somiglia, cade come rugginoso impasto sopra le ferite, mentre con l'ultimo sgraziato alito mi preparo a mutare passo, mi preparo a non morire. Prendersi cura del sangue, prendersi cura delle piccole assenze, a colore dell'anima il ricordo, infiamma le guance e grandina un po' per volta. Benissimo.
La seconda sezione si chiama Inner in inglese, forse per omaggiare i suoi continui viaggi a Londra. E Inner vuol dire interno, quindi torniamo all'interiorità. E quindi ti do un altro dettaglio: questo è il diario di un viaggio interiore. Un viaggio interiore perché nel ricordo, nel ricordare, c'è il disegno di sé e dell'altro. La relazione dell'io e del tu è alla base di ogni testo che c'è in questa silloge. E quindi la parola diventa rifugio, diventa non consolazione, diventa stazione. Ecco, io ci tengo molto a sottolineare questa attenzione verso Ketty e non essere mai compiacente su quello che lei prova e mette sulla pagina. Cioè, c'è sempre la misura formale del segno. La terza sezione si chiama suture. Suture è sicuramente una parola importantissima, perché la cicatrice si sutura e quindi la sutura ha una formazione riparatrice. Con la sutura io riparo, con la parola scritta io riparo, io mi autocuro, e quindi la parola diventa terapeutica, diventa un modo per prendersi cura del proprio spazio interno. E quindi ecco il terzo dettaglio importantissimo, che ti fa capire come sta andando verso questa linea, e questa linea circolare e spiralica, cioè nel senso che mentre si torna si va piano piano, si sale di gradino. E questa restituzione è un'immagine che ci accompagna mentre leggiamo il libro di Ketty, e ci fa capire come è arrivata attraverso quest'altra sezione alla dolcezza della parola, una parola che accarezza, che è capace di trovare il modo di recuperare ogni dettaglio, ogni ricordo, e di andarlo a riprendere in una maniera delicata. E l'altro, la natura, l'alterità, le piccole cose minime diventano epifania del reale. Epifania, io direi una parola che è pesante da dire, però del sacro. Altro dato, poi mi fermo perché voglio dare spazio, sono le citazioni. Citazioni importanti, perché sono... Allora, Ketty non è un caso, non è che subito non sforna libri in continuazione, però quando sforna un libro vuol dire che è pensato e ripensato. Quindi un altro mosaico importante sono le citazioni che ti ha messo sono molto indicative, e sono citazioni legate anche a degli indizi da scrittrice di gialli, perché lei ama molti gialli, però manda le indicazioni. Emily Dickinson parla di un parlare obliquo. Parlare obliquo è suo, è quello di Ketty, cioè non andare non a dire le cose in maniera diretta, ma andare in maniera, direi, mancina, no? Andare in modo... sì, in modo così, tangenziale. Altro, Alfonso Gatto salernitano, grandissimo poeta, perché lo chiama? Io sono andata a guardare, tutto, perché ha preso Alfonso Gatto? Che sai che lo dovevo investigare. Di Alfonso Gatto si parla di esasperazione metafisica, e credo che forse c'è questo punto di convergenza tra questa definizione di Alfonso Gatto sull'esasperazione metafisica, quindi che vuol dire stressare molto un impianto che a me ricorda De Chirico, e questo per fare l'omaggio sempre al discorso della meta-artistico, e c'è molto di questo approfondimento metafisico fino a stressare e a darti questa sensazione di stare in un altro pianeta. Tu leggi il libro di Ketty, sei in un altro pianeta, hai fatto un viaggio sulla, non sei più sulla Terra, sei su un altro pianeta, potrebbe essere, non so, sicuramente non Marte, perché non è un pianeta della guerra. Altro Rilke lo richiama. E per Rilke io credo che la relazione, che oltre logicamente la possiamo dire la tessitura decadente o neoprepuscolare, post-ermetica, così, però di Rilke quello che penso sia molto forte è il rapporto tra l'io e il tu, che tu riprendi. E ci sono tantissime altre, non citazioni, omaggi alle persone che non ci sono,
e che so che ti appartengono, come Michele Sovente, ci sta Armando Saveriano, quindi ecco un libro che finisce con la costruzione di una rete di rapporti significativi che sono per te fondamentali. Un'altra citazione che mi è molto piaciuta è Strand, Mark Strand, e credo che su Mark Strand il punto di convergenza è l'epica del quotidiano, perché attraverso questa capacità di vedere il quotidiano come qualcosa che ti svela altro, e questo è un punto di assolutamente di vicinanza con te. Allora finisco con un'altra così una sollecitazione. A me sembra che ancora di più i tuoi testi diventano dei memoriali in versi, e che diventa, credo, ancora più forte la centralità della scrittura della tua vita. E quale possono essere, allora, oltre questa tua definizione, quali possono essere gli approdi culturali che tu hai dentro, la tua genealogia culturale? Grazie Floriana. Come sempre sei acutissima, profonda e appropriata nelle tue riflessioni, quindi mi hai dato tante di quelle sollecitazioni tu a me per poter rispondere. Comunque vediamo se riesco a ricordare tutto. Il fatto del legame dei tre libri ultimi, perché c'è, io ho anche un primo, quello lì, però quello diciamo era un libro quasi arcaico di prova, insomma, però quelli che fondamentalmente sono legati tra di loro sono questi tre che hai detto tu. E questo ultimo è un po' come se chiudesse, come dici giustamente, un po' il cerchio. Io vedo, mentre negli altri due, soprattutto nel secondo che affrontava, si dedicava molto al tema del tempo, quindi c'aveva una sorta di innesto verticale, questo invece è più orizzontale, quindi giusto parlare di territori che sono non necessariamente geografici, che poi a volte lo sono anche, però sono simbolici, molto umani, insomma. E quindi c'è questa diversità, ma anche congiunzione tra i tre testi miei. E che altro? Sì, le citazioni che dici tu, ovviamente ognuno di noi ha dei punti luce, dei poeti punti luce, dei riferimenti, dei poeti che amiamo di più. E io fondamentalmente li ho scelti non solo per la poetica, ma soprattutto perché li amo molto. E al primo posto metto Strand, senza ombra di dubbio, forse si vede pure. E mi sento molto consonante con quello che lui ha scritto e per come l'ha scritto. E, il poeta dell'assenza, no? Detto da tutti. E io mi sento molto vicina a questa assenza. E, assenza che in effetti l'uomo poi colma. E noi colmiamo quei vuoti. Dove c'è il vuoto, arriva l'uomo a colmare quell'assenza dell'esistenzialismo, quindi mi sento molto molto vicina a lui. Gli altri, sì, anche la Dickinson soprattutto, che vive, viaggia pur senza non aver viaggiato, pur stando chiusa in una stanza riesce a farci vedere questi spazi immensi, queste situazioni assolutamente immaginarie, mentre invece Rilke soprattutto, ma anche Strand, sono i poeti che hanno viaggiato, che hanno girato, che hanno visto tanto e ce lo restituiscono, insomma, in una maniera mo ci vuole, sublime. E che altro dire, non ricordo più cosa, gli approdi non lo so. Io sono molto orientata verso una poesia che si avvia alla prosa. Forse tu mi puoi anche capire, perché anche tu c'hai questa, diciamo, hai preso un po' questa strada. E forse perché le cose da dire diventano talmente tante, talmente prorompenti,
che a volte il verso come se non bastasse più a contenere tutto ciò che c'è da poter dire, da poter esprimere. E, niente, se... Sì, leggo io, legge Cinzia. Legge Cinzia, ok. Sì, va bene. Questa poesia è tratta, diciamo, dalla prima parte, pagina 42. Prima di morire si scelgono i ricordi da portare, si salvano negli occhi volti, i baci e le carezze, si salvano le case, le finestre, i gesti per aprirle. Prima di morire si scelgono gli inizi di un amore, i sguardi e alcuni giorni, poche albe, poche sere, poco camminare, poco incerto ripiegare. Prima di morire, tutto quanto è peso, peso fatuo da stare nella mente, resta in terra. Memoria per i vivi. In realtà è molto difficile scegliere di cose da leggere. Allora, giusto una piccola aggiunta veramente alla lettura acuta e profonda che ha fatto Floriana. Parlate di territori. In realtà, veramente attraverso questo libro, io ho avuto l'idea che tu costruissi una serie di geografie che si intersecano tra loro, innanzitutto una geografia interiore che è la tua, poi una geografia che è culturale, perché appunto tutti i riferimenti poetici così importanti, letterari, costruiscono una geografia culturale che in qualche modo ci viene fatta dono, anche a noi, ci offre degli spunti per approfondire quello che magari non conosciamo. E una geografia anche proprio sociale, perché appunto attraverso, come diceva Floriana, questo dialogo innanzitutto tra l'io e poi tra l'io e il tu, diventa un dialogo poi tra l'io e il mondo. Per cui ho anche l'impressione che la tua poesia sia una poesia confessionale, ma che attraverso questo uso così forte, così particolare delle parole, perché appunto all'inizio ti ho detto sono poesie complesse, però in qualche modo ti mette in dialogo col mondo, ma mette anche noi attraverso di te in dialogo con il mondo. E questo è quello che è passato a me, che diciamo, è stato di grandissimo impatto, perché io non avevo letto i tuoi libri precedenti, lo dico candidamente, però leggendo questo è come se in qualche modo mi sentissi di, non è presunzione, ma di entrare un poco, perché poi la poesia è bella per questo, che ti dà una sensazione, un'immagine e magari anche la possibilità di conoscere una persona. Sì, hai perfettamente ragione. Per quanto riguarda, volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda le sezioni. Sì, le sezioni sono come se avessero, come se fosse, la butto lì in maniera veramente prosaica, come se fosse un film, diciamo, che tu entri, ma la soglia è anche la prima sezione che si intitola La soglia, è anche il non restare sulla soglia, cioè cercare di attraversare un precipizio volendo andare incontro agli altri, incontro al mondo, in effetti, non fermarsi, non mettersi da parte nell'angolo, che poi è anche un po' il significato, cioè è anche un po', diciamo, la poetica della frabotta che io cito, ecco, nel sottotitolo. E come dicevi tu perfettamente, in la seconda sezione invece è più introspettiva, quindi cerca di indagare sempre in maniera simbolica più all'interno, mentre nella terza sì, è più uno sguardo verso gli altri, verso il mondo. Sì, solo come un voler riuscire qualcosa di te stesso, ma voler unire te stesso al mondo. Quindi questo percorso dall'interno all'esterno, io l'ho visto nelle tre sezioni in questo modo. Sì, no, è giusto, è proprio giusto così. E quindi anche per questo è dedicato, ci sono c'è la presenza di molti testi scritti,
scritti in, diciamo all'estero, all'estero oppure anche in Italia, però diciamo in vari posti diversi, dove io ci tenevo insomma a sottolineare dove fossero stati scritti. E a parte poi le dedica ad alcune persone che io ho conosciuto, ammirato, ammiro, e che non sono più tra noi, e però ecco, ci hanno dato quell'input, quella, quella luce che noi cerchiamo di trattenere, insomma, e di onorare anche la memoria, insomma. Senti, il verbo perdurare, io ritorno su questo perché è un verbo che ha una pluralità di significati legati sia al, al nostro essere ma anche a una condizione in generale. Come si è arrivata a scegliere questo proprio come cuore, no, del, sia come titolo, quindi come quello che per primo noi vediamo del libro, ma anche come questo raccordo che ogni tanto ritorna, no, in maniera non ciclica, ma comunque c'è all'interno del, della sigla. Sì, allora, perdurare inteso ovviamente come resistenza, e a me è piaciuta l'immagine che hanno messo in copertina proprio di questo bambino, che poi combinazione, io ho una foto che ho oggi o ieri, non lo so, usato nel mio profilo, che ricorda molto questa foto qui, questa copertina. È una foto di qualche anno fa, no, di un paio d'anni fa, insomma, quindi insomma, tra le due non c'era nessuna conoscenza l'una dell'altro, viceversa. Però le coincidenze non sono mai delle coincidenze. E quindi questo perdurare, questa resistenza, arriva nel libro proprio perché arriva in me, c'è questa esigenza in me di resistenza a ogni costo, contro, no contro, diciamo verso, verso le situazioni della vita che possono essere svariate anche, insomma, poco piacevoli. E quindi mi piaceva questa cosa, e io poi, ecco, questo volevo dire, in qualche testo c'è questa, ho messo questi, queste piccole, come dire, indizi, per usare il termine di indizi, questo piccolo indizio dove questo verbo ricorre, proprio per, perché lo sento molto in questo periodo. Evidentemente è un tema e un verbo che appartiene anche alla maturità avanzata, può darsi, e quindi questa esigenza e questo riconoscere che perdurare significa anche aver raccolto, aver seminato qualcosa e raccogliere e fronteggiare. Vuoi leggerci tu qualcosa che ritieni significativo? Ma abbiamo questa Floriana. Così faccio riposare Floriana. Sì, tra poco facciamo un covro, perché pure qua. Sì, tutti quanti. Perché siamo tutti guaiati. No? Sì, ma tra me. Allora, magari leggo le ultime, così in chiusura. Grazie. Potrei restare anche qui oltre la vita, imparare dalle radici come andare a fondo, succhiare la linfa e farne corolla. Con pazienza potrei aspettare l'alba, fragile, in cima, placare così il dolore e accogliere bellezza con lo stupore mai dimenticato, le voci, le carezze, il turbamento dolce, la vita che rimane, la vita che perdura. Quella piega tra le parole, quello spazio bianco che come alito creaturale si ritrae e torna, il condensato nettare che ad ogni luccichio rovescia il mio disordine, tutto nel minuscolo intervallo è fonte carica di amore. Mi voglio leggere un'altra piccolina io. Sì. E poi vorrei lasciare spazio a loro, a qualche commento del, del nostro pubblico.
quella piega tra le parole, quello spazio bianco che come alito creaturale si ritrae e torna, il condensato nettare che ad ogni luccichio rovescia il mio disordine. Tutto nel minuscolo intervallo è fonte carica di amore. Non so perché, ma non conoscendoti, ho pensato che questa poesia compendiasse un pochettino il tuo sentire. E infatti è l'ultima, non a caso. Sì. Grazie. Non siate timidi. Ma timidissimi. Anche senza microfono, perché tanto vi sentono dal telefonino che c'è la diretta. Posso io una curiosità? Io conosco Ghetti da tanto e conosco bene la tua prima silloge. Adesso ritrovo Echi, insomma, che me la riguardano tanto. E la mia curiosità è questa: sembrano poesie estremamente spontanee, quelle che tu scrivi, proprio dell'anima, però c'è una ricercatezza lessicale stupenda. E la cosa che mi incuriosiva è quanto tempo tu impieghi per dire ok, basta, è perfetta, cioè così, ti viene di getto oppure ci rifletti tanto? Allora, in genere l'idea sì è di getto, però il prepensiero, però la limatura, il lavorio, esatto, quello dura fino a che esce il libro, insomma, cioè, se le leggo ancora dico però questa cosa forse poteva essere, esatto, scritta diversamente. Però no, effettivamente, scherzi a parte, dura tanto. Non a caso questo libro poi oltretutto esce dopo 6 anni da quello precedente. Io sono lenta, sono storicamente lenta, però questo è stato ancora più lavorato. Sì, forse, infatti sono tutti testi raccolti, scritti in questi ultimi anni, insomma. Non sono certo dell'altro ieri, o di un mese fa, 2 mesi fa, no, sono, cioè, il più nuovo, insomma, di qualche anno fa, un anno fa più o meno, sì. E mi incuriosiva questo contrasto, sì. Che no, c'è tanto lavoro sulla parola, appunto. Grazie. Una piccola, posso? Sì. A pagina 30 c'è una poesia che non è stata letta, però molto bella, e in particolare i primi 4 versi mi hanno colpito. Se tu vuoi leggere tu, li leggo io, sì. Che, come preferisci. Leggere, però se vuole venire qua col microfono, che ci fa piacere. Non si sente? Si sente, fa piacere che le... Vadi, ragioniere. È palesato. Palesato. Li leggi tu? Leggi tu. Allora, voce, però, voce. Qualche volta vorrei portarti ai capolinea di periferia per ascoltare le verità degli altri, la difformità di senso dei discorsi, gli inciampi e le cadute dei ragazzi. Potrei leggerla tutta, me li sono segnati e ho scritto sopra in modo quasi automatico, non so perché, soglia transitiva, cioè una soglia che permette il passaggio. Prima tu hai detto che sulla soglia non si sta, ma si passa, se vogliamo, anche a un valore semantico duplice di ciò che rappresenta un limite, un confine, ma anche un passaggio. Però qui c'è una parola forte, sono la periferia, anzi un sintagma forte, capolinea di periferia. E non l'ho letto tutto, guarda, stavo leggendo quella, però la domanda sorge spontanea, non so se è appropriata, ma non è necessario che lo sia. Che rapporto hai con proprio con la soglia, nel senso di periferia, con la soglia urbana, cioè con il rapporto anche con gli ultimi, se c'è qualcosa in questo libro per cui questa parola soglia ha anche il valore di un confine, appunto, di questo spazio metropolitano, quando scrivi sotto sopravvivere con lo sputo della metropoli. Non so se il libro sviluppa questo argomento, magari no, oppure è una suggestione, un pensiero che ti attraversa. Sì, grazie Fabio. Tu stai interrogando. Sì. Ti metto 10. Allora, no, in effetti non sviluppa il libro questo argomento, però era un'esigenza mia. Sì, la soglia, la periferia sono
argomenti e sono territori, ecco, che io conosco bene anche avendo insegnato per anni in zone tipo la 167, tipo insomma Don Bosco, Miracoli, zone abbastanza di soglia, di confine, eccoci, possiamo capire. E quindi in questo senso mi appartiene, la conosco, però non è stato sviluppato quel tema in particolare lì, è inteso solo come soglia in quel particolare momento per agganciarsi poi a tutto il resto del, del significato, insomma. Dicelo di una cosa. Non so. Grazie, grazie a te. Dico una cosa. Sì. Sì, visto. No, la domanda di Fabio mi ha fatto venire in mente così per associazione quando parlavamo del lungomare, che era stato, cioè non ho capito se liberato, non capivamo se liberato o chiuso, e quindi sembrava così. Anche questo mi, a proposito di luoghi. No, e poi a me è piaciuta un'altra poesia piccola, se posso leggerla, e poi anche a proposito sempre di luoghi, perché sì, il titolo è Repertorio del perdurare, però c'è anche quel ovunque noi siamo, che non trascurerei, perché se tu hai messo ovunque noi siamo, ci sarà un motivo, tra l'altro è ripreso anche dopo, no? Eppure in effetti leggendo un po' i versi velocemente, adesso perché non ho tempo, insomma, ho trovato quel ovunque noi siamo, ecco, anche come riferimento, spaesamento, insomma, ti chiedo dopo aver letto la poesia, ecco, come mai hai, no, come mai, cioè, fatto bene, ma il senso da dare, ecco, a quello ovunque noi siamo, come parte del titolo, come titolo alternativo, come tutto quello che si può volere. Possiamo sapere a che pagina? Ah sì, se tolgo gli occhiali lo so pure io, un attimo, perché poi per durare, ecco, noi dobbiamo sperare che la vista perduri, l'udito non è perdurato a me, ma comunque spero che perduri così come sta adesso, se no poi diventa complicato. Pagina 33. Certo, quello comunque noi siamo, senza nulla togliere al perdurare, di cui già avete espresso tanti significati. No, vabbè, forse anche perché a me piacciono le poesie brevi, semplici, senza nulla togliere alle altre, ho letto anche altre, insomma, mi sono piaciute. Questa è perché la collego appunto a ovunque noi siamo, perché sono i quattro punti cardinali. Credo che tu sappia sempre dove si inchina il sole e l'occidente, no? Il sole tramonta a occidente, dove si aspetta il bacio, presumo a oriente a questo punto, ma il bacio poi in realtà si aspetta in tutti i punti. Comunque noi siamo. Ecco, in effetti, ecco, si aspetta, poi uno aspetta. Uno aspetta, poi si arriva. Aspetta e spera, questo è un altro discorso, ma che tu sappia, no, si aspetta a tutti i punti cardinali, insomma, un incrocio, ecco. Che però tu, perché non la leggi per intera e poi fai le cioè, perché così non sto capendo niente. Hai ragione. Scusa, allora leggiamola da capo. Per intero e poi fai le spezzatine. No, leggiamola perché non l'ho letta proprio. Allora, che tu sappia sempre dove si inchina il sole, dove ti aspetta il bacio. Che tu sappia sempre dove dimora il nord, dove si infiamma il sud. Bello. Okay. No, è giusto, se non si capisce. No, perché la collegavo appunto ovunque noi siamo, perché. E poi chiederei anche, no, ma ecco, tu concludi dove dimora il nord e dove si infiamma il sud. Il sud in effetti si infiamma più spesso che il nord, ecco. No, chiedevo una riflessione, se vuoi, su questi due verbi, il nord che dimora e il sud che si infiamma, magari c'è da dire anche su questo, grazie. Comunque, scherzi a parte, sì, tu hai ragione,
dicevi bene, Ciro, aspetta che la ritrovo, 33, per quanto riguarda i punti cardinali. Sì, dove si aspetta il bacio, sì, è riferito all'Oriente, è vero, perché lì dove sorge il sole, dove ti aspetta il bacio è l'Oriente, sì. Io ci ho scherzato su, ho detto ovunque, però no, è l'Oriente, perché il riferimento è ovvio ai quattro punti cardinali. E diciamo che è un augurio, è un messaggio augurale questo, che si riaggancia anche un po' al testo precedente, dove io chiudo con un verso di John Donne, costruiremo in sonetti stanze leggere. Quindi come un augurio riferito al futuro. Ok? Poi per quanto riguarda il sottotitolo, Ovunque noi siamo, che è tratto da una sezione dell'ultimo libro della Bianca Maria Frabotta, però che si rifà, come tu stesso vi puoi insegnare, a Sant'Agostino, Ovunque io sia. Quindi che... ritorniamo sempre lì, l'uomo che dà un senso ai luoghi, a qualunque cosa lui, a qualunque cosa si faccia, no? Quindi è lui, come se fosse l'uomo, la misura di tutte le cose. Quindi è intesa, e io la intendo esattamente così nel sottotitolo, riaggaggiandomi anche alla attitudine al perdurare. Non so se sono stata esauriente. Misura e riempimento anche dei vuoti, dei vuoti. Okay. Esatto, sì. Vengo lì. Interrogato. Ok. Scusate, anch'io mi sto appena riprendendo dal mal di gola. No, penso che mi sentite, va bene? Allora, Ketty, come forse potrai immaginare, io ti voglio chiedere di Cuba. Delle poesie su Cuba di cui non abbiamo parlato, ho visto che ce ne sono almeno un paio di forte. Una in particolare dedicata, vedo, a Lavana. Sì. Che pagina è? A pagina 85. 85. Sì. Allora, questi sono letti, ve lo siete letti in un istante. Beata, ce l'abbiamo sfogliato, guardate. Lo leggo io, ok. C'è sempre una gabbia sui balconi di Cuba. C'è sempre un uomo con la testa in un'auto per le strade di Cuba. C'è sempre una nuvola sulle case di Cuba. Esiste una punizione divina per chi non ama Cuba. Così mi hanno detto. Così penso. E così ho pensato anche io. Anche tu, io che sono stata a Cuba con la E lui c'è stato di recente. Sono stato di recente. Quindi sente molto... E devo dire che, nonostante le difficoltà che vive questo popolo e questo paese, io ho subito sentito, ecco, leggendo questo verbo molto forte, perdurare, e il sostantivo che è associato a questo verbo, resistenza, ho subito associato queste due immagini a questo popolo. E ti chiedo, secondo una domanda un po' più larga, un po' più ampia, che sì, sulla tua poesia, la tua poetica e la raccolta, ma anche sulla tua esperienza di vita, di persona che ha viaggiato e che è innamorata, come mi hai detto, di questi luoghi. Secondo te c'è una speranza in questi popoli che resistono, che hanno questa virtù, diciamo, della perseveranza, del perdurare? C'è una speranza di riscatto, di libertà, di cambiamento a livello sociale, comunque di, come posso dire, possono darci loro un esempio, un modello di umanità che possiamo seguire, perlomeno per quanto riguarda appunto il senso morale, il senso di dignità, non intendo ovviamente i regimi politici, le ideologie, ma possiamo ancora imparare, come se fossimo degli antropologi, da questi popoli, da queste persone che hanno vissuto immani tragedie politiche e sociali, possiamo trovare un collegamento, una risonanza e in questo una solidarietà che ci aiuti a superare le nostre difficoltà? Ma guarda, io al di là di tutte le sensazioni che ho provato quando sono andata a Cuba, la prima, la più importante è proprio la capacità di resistenza.
E questa è la cosa che tu, mi puoi capire, la avverti proprio a livello, cioè è palpabile proprio lì. E fa parte anche della loro cultura, ovviamente, della loro tradizione. Questa è una cosa che noi da loro dovremmo imparare, ma non forse ce la siamo dimenticati. Evidentemente le generazioni prima delle nostre sapevano fare. Non a caso tu, quando vai a Cuba, fai un viaggio, un'immersione totale negli anni 40-50. Io credo che loro abbiano da insegnare tanto a noi, se noi ascoltassimo. Noi abbiamo tanto da imparare da loro. Però la via a livello ecco, umano, sociale, però a livello politico, a livello di risveglio del benessere, io la vedo molto dura, la vedo tanto dura per quella popolazione cubana. E che io sappia, dai racconti di tanti che ci sono stati più di recente rispetto a me, insomma, è molto peggiorata. È moltissimo, moltissimo. E io credo che in loro ci sia proprio un germe forte di resistenza, di sopravvivenza, che le aiuta ad affrontare qualsiasi tragedia, fossero essere gli uragani, le alluvioni, che poi lì non sono alluvioni come possiamo avere anche noi in Italia, sono qualcosa di assolutamente indescrivibile, devastante, dove l'acqua sporca gli arriva fino al petto. Io sono personalmente innamorata di quelle persone, di quella terra, perché lì, nonostante, ecco, le difficoltà, nonostante io non sapessi la lingua, perché no, però io sono riuscita a parlare con tutti, esatto, parlare con tutti, a farmi capire, ad essere capita, a capire loro. E mi hanno raccontato storie che spero un giorno di mettere anche su carta, storie veramente allucinanti, molto molto dure, di cui noi non abbiamo assolutamente idea, insomma, non possiamo minimamente immaginare. Ti ringrazio. Grazie a te, Francesco. Sì, certo. Mi faceva piacere anche perché questo brano che avevo segnato ha la luce dentro, e quindi era un modo... Alla luce dentro, pagina 73. È arrivata la luce e ha bucato le pesanti tende. I rumori della strada non ci hanno mai lasciati. In bilico, dove il mare è dimenticata traccia e il fiume è fedele alla paura, accade che si pratichi un esercizio antico, un'arte del fare veloci le cose, veloci quel tanto che ognuno si salvi a un passo dal vuoto. La pace, cui è onda di oceano, azzardo in un cimitero di notte, in un parco senza gioia, in un taxi qualunque dove si tace, per discrezione, per disinteresse, per abitudine. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Se non ci sono altre riflessioni, io vi ringrazio tutti. Perché veramente la poesia unisce, nel senso che riesce a creare sempre un ponte tra il poeta e il pubblico, le persone che sono dall'altro lato, che non sono più dall'altro lato ma vengono di qua con noi. Grazie a Chetti Martino, repertorio del Perdurare ovunque noi siamo, a Floriana Coppola, a tutti voi, e alla prossima Mosa della Poesia, speriamo con Gloria che sia con noi. Con Gloria Coppola.